Un saluto a tutti i telespettatori, cominciamo con la carrellata delle notizie realizzate nella settimana dal 5 al 12 ottobre 2013. Riunione a Roma, al Ministero della Giustizia con il Ministro Anna Maria Cancellieri. Vediamo le interviste al Vice Sindaco di Nicosia Carmela Moruso e all'Avvocato Pier Giacomo Lavia. Il discorso è iniziato con l'intervento dell'Onorevole Greco e poi è seguito quello del Sindaco di Mistretta. Il ministro si è un po' infastidito perché forse questo territorio ancora non ha capito che deve avere unità e portare una proposta in modo che deve essere condivisa dal territorio e concreta e serio. Il ministro in un momento di rabbia, perché tuttora abbiamo sempre insistito per questa sede distaccata, si è un po' anche infastidito e ci ha ripresi tutti, a tutte le persone che eravamo là, dicendo che lei è impossibilitata a darci una sede staccata del Tribunale. E come metafora ha detto, io fuori dalle righe vi dico, sono anche un po' offesa che ancora voi insistete con questa sede distaccata. Io pensavo, come metafora, fuori dai protocolli, in quanto infastidita, che voi oggi venivate qua a dirmi sede unica di un tribunale, o al limite avrei anche accettato una provocazione del tutto politica, una sede unica di un carcere. Ma questo è stato come uno sfogo di una persona che per 3 volte ha incontrato una delegazione che dice sempre una cosa che non può nascere. Ci siamo lasciati là dopo che io ho consegnato, inserendomi in un discorso, quando ho visto che il dialogo stava un po' precipitando per gli impegni che avevo preso come amministrazione, raccordandomi con il sindaco Amalfitano di portare avanti quel progetto di studio sia del comitato spontaneo Salva Tribunale dell'avvocata Ruzzino. Ho lasciato quel documento chiedendo scusa al sindaco Antoci, che non lo conosceva, e alla Maria Greco. Il ministro l'ha consegnato al suo segretario personale e ci ha detto di raccordarci con il presidente della commissione che ha istituito. Dottoressa Palma. Dottoressa Palma. Diciamo che oggi noi, questa classe dirigente, i cittadini di Nicosia, si devono misurare urgentemente per dare continuità a questo progetto, se non vogliamo perdere questa opportunità dell'apertura del ministro di un tribunale della montagna. I discenari che si aprono sono questi, aspettiamo intanto una delibera di Mistretta, una decisione di Mistretta, che è una decisione sofferta, mi rendo conto. Io ho parlato con il sindaco Antoci, che è un uomo che ha una sua esperienza politica, e mi diceva che in settimana loro prenderanno una decisione. Dovremmo quindi aspettare questa decisione, come dire, importante, forse epocale, che Mistretta va a prendere. Io guardo con fiducia alla scelta che farà Mistretta. Una volta che Mistretta decide qualcosa, come noi auspichiamo, per esempio venire a Nicosia, venire al Tribunale di Nicosia, io penso che noi abbiamo da fare semplicemente un'altra cosa, fare un documento, un protocollo di intenti tra le due comunità, parlare con i comuni rivierasti per non perdere niente in questo progetto di territorio, ma soprattutto, e concludo, continuare nelle prossime settimane, ricominciare una grande mobilitazione nel territorio, perché dobbiamo essere a questo punto 96.000 abitanti, 100.000 abitanti, a chiedere con una voce una sola cosa: Tribunale dei Nebrodi e Carcere dei Nebrodi. E guardate bene, e ho chiuso, che se oggi si parla di Tribunale dei Nebrodi, degli ambienti ministeriali, ne parla anche il Ministro, questo è grazie perché c'è stato un popolo nicosiano che è stato mobilitato dal 21 agosto al 13 settembre in una grande battaglia di popolo, appunto, chiedendo unitariamente il mantenimento del nostro tribunale. Consiglio comunale del 7 ottobre con molti punti all'ordine del giorno. Vediamo cosa è successo. Era molto atteso il Consiglio Comunale del 7 ottobre per l'ordine del giorno che era stato proposto. Diversi punti da discutere, ma quello più atteso senz'altro riguardava la mozione di censura nei confronti dell'amministrazione firmata da 5 consiglieri comunali che stigmatizzano il comportamento e l'azione della Giunta Amalfitano in questi primi 16 mesi di governo cittadino. Nonostante la richiesta di anticipare il terzo punto, la discussione della mozione di censura si è passati alla trattazione del primo punto, linee guida per lo sviluppo del territorio. Ad intervenire il dottor Vincenzo Pirrone, presidente dell'ANCE, che ha incontrato i capigruppo del Consiglio Comunale illustrando alcune linee di intervento per lo sviluppo di Nicosia.
Sostanzialmente il dibattito si è svolto in maniera molto tranquilla e costruttiva, ben condotto in aula dal presidente Melo Lizzo. Il Consiglio ha deciso di adottare il documento redatto dal gruppo consigliare Grande Sud, composto da Andrea Farinella e Graziella Trovato, nel quale vengono indicate le linee di intervento che nei prossimi mesi dovranno essere adottate e seguite per poter sviluppare l'economia del territorio. Più accesa la trattazione del secondo punto, che riguardava il bilancio di previsione 2013, non ancora approvato, la cui scadenza è stata prorogata al 30 novembre. Tra i vari interventi dell'opposizione, che si sente depauperata di un diritto di indirizzo, prerogativa del suo mandato, e l'amministrazione che giustifica questo atteggiamento con i ritardi nella comunicazione da parte di Stato e Regione delle entrate, l'intervento del dottor Giovanni Licalzi, dirigente dei settori ragioneria e tesoreria, puntuale e preciso, che ha confermato la tesi dell'amministrazione, ovvero senza certificare le entrate non è possibile determinare le uscite e di conseguenza non è possibile redigere un bilancio senza tutte le voci che lo compongono. Si sta invece studiando come ridurre la spesa per il personale che, secondo la sua relazione, potrebbe sforare il limite del 50%, attestandosi intorno al 60%. Gli uffici stanno studiando alcune soluzioni da portare in aula per evitare che 17 contrattisti a tempo determinato perdano il posto entro fine anno. La discussione più attesa, ovvero la mozione di censura all'amministrazione, è arrivata in tarda serata. Tra gli interventi dei firmatari, a cui si è aggiunto in serata anche la firma del consigliere Luigi Bonelli, ci sono stati gli interventi di risposta dell'amministrazione comunale, a partire da quello dell'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Carmelo Amoruso, tra i più criticati nella mozione. L'intervento dell'assessore dell'agricoltura, turismo, sport e spettacolo Giuseppe Scarlata, che ha illustrato alcuni progetti presentati per il finanziamento, e l'assessore ai servizi sociali Maria Giovanna Scancarello, che nonostante si sia insediata da poco ha esposto una serie di interventi su cui sta studiando e che dovrebbero essere portati a termine. Ultimo intervento, quello più atteso, il sindaco Sergio Malfitano, che si è difeso come sempre con la solita dialettica, respingendo punto su punto tutte le accuse dell'opposizione, ribadendo la sua intenzione a non dimettersi. Sull'ultimo intervento di replica del consigliere Filippo Giacobbe si scatena la bagarre. Una sua battuta nei confronti del sindaco non è gradita dal primo cittadino, che abbandona l'aula polemicamente evitando il voto sulla mozione. Il presidente Melo Lizzo, verificata la mancanza del numero legale, decide di sciogliere la seduta e di aggiornarla per mercoledì 9 ottobre alle 18.30. In quella seduta si voterà la mozione di censura. Nel Consiglio Comunale del 9 ottobre 2013 passa la mozione di censura. Vediamo cos'è successo. Il Consiglio Comunale riconvocato il 9 ottobre alle 18.30 aveva come primo punto all'ordine del giorno la votazione della mozione di censura. Durante la convocazione della seduta, la prima sorpresa, assenti tutti i consiglieri della maggioranza. Si sfiora la mancanza del numero legale, che avrebbe di fatto rinviato la seduta. Presenti in aula solo 8 consiglieri, compreso il presidente del Consiglio Melo Lizzo, tutti i firmatari della mozione più i due consiglieri indipendenti Di Pasquale e Tomasi. Il voto è scontato. 6 favorevoli, nessuno contrario e 2 gli astenuti. Gli ex lista Malfitano ora transitati nel gruppo misto. La giustificazione per l'astensione la dà il consigliere Enza Tomasi, l'ex componente della giunta, non ha voluto stigmatizzare con un voto favorevole di censura anche la sua opera. Da questo voto appare più chiaro il quadro della composizione tra maggioranza ed opposizione. Nella serata del 7 ottobre aveva dichiarato il suo voto di astensione anche il consigliere Giulio di Nicosia Autonoma, mentre non appare chiara la posizione dei consiglieri Bruno Lodico e Fiscella. Sembra rientrata nell'alveo della maggioranza la componente UDC, con il consigliere Mancuso, che del resto ha in giunta anche il vice sindaco Amoruso, ed i due consiglieri Pidone e Mancuso Fuoco del gruppo Articolo 4. È invece stata abbastanza chiara da sempre la posizione di Grande Sud, che in consiglio conta sulla presenza dei consiglieri Farinella e Trovato, favorevole alla giunta Malfitano. Sulle stesse posizioni della maggioranza anche il presidente del consiglio Maria Di Costa. A conti fatti, oggi il sindaco Sergio Malfitano può contare sull'apporto sicuro di 7 consiglieri, ma ve ne sono almeno altri 6 in bilico tra le posizioni di maggioranza e l'astensionismo, mentre sono 7 i consiglieri di opposizione. Se oggi si presentasse una mozione di sfiducia, questa difficilmente troverebbe i numeri per essere approvata. Ricordiamo che servono 14 consiglieri pronti a sfiduciare l'amministrazione e, secondo quanto emerso con questa votazione, questi numeri ad oggi non esistono. Ed ora le dichiarazioni su questa mozione di censura passata in Consiglio Comunale da parte del vice sindaco Carmelo Amoruso. Con il vice sindaco Amoruso vogliamo discutere della mozione di censura che ieri è passata in Consiglio con appena 6 voti esattamente di firmatari di questa mozione e con 2 astenuti. Mancava tutta l'opposizione.
Che segno politico è questo passaggio di questa mozione? È un segno politico forte, non per il documento, perché non ha nessun fondamento amministrativo e giuridico, ma io lo considero anzi un documento che in questo momento può soltanto cementificare e rafforzare sicuramente tutto quello che può venire in avanti per l'amministrazione amalfitana. È normale che in un anno e mezzo un po' di defaianze ci doveva essere, anzi posso dire e posso dirgli grazie a chi l'ha presentato, ma a noi deve servire soltanto per ricementificare e consolidare la squadra che avevamo all'inizio di questa avventura amministrativa con Amalfitano. Questa, che per qualcuno può essere una sconfitta, io la vedo invece un momento di riflettere per portare questa amministrazione a fine legislatura. I problemi dell'azienda speciale Silvo Pastorale portati in consiglio comunale. Vediamo cosa è avvenuto. Tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 9 ottobre 2013 anche quello riguardante le linee di indirizzo all'azienda speciale Silvo Pastorale. A relazionare sull'attività di questa azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Silvo Pastorale, Francesco Di Grazia. Dal momento del suo insediamento il Presidente lamenta l'enorme quantità di debiti ereditati dalle precedenti gestioni che di fatto ne inibiscono le attività. Ogni forma d'entrata viene utilizzata per pagare debiti pregressi derivati in maggior parte da contenziosi e parcelle delegali. In effetti, da quanto si legge dal bilancio consuntivo del 2012, nel conto economico si rileva una perdita di poco più di 34.000 euro. Il debito consolidato sale ad oltre 251.000 euro, una somma che il Comune non è in grado di coprire ma che di fatto blocca ogni attività. Il Presidente nel suo intervento chiede un aiuto dal Consiglio Comunale e che gli si dia una linea di indirizzo per poter ripianare questi debiti. Accusa le precedenti gestioni di non aver fatto nulla, ma di aver aggravato la situazione. Da queste affermazioni ne nasce un battibecco in aula con il consigliere Giacobbe, accusato dal Presidente di essere uno degli amministratori che nel tempo ha causato queste sofferenze. Il consigliere Giacobbe si difende con gli atti presentati nel tempo che stigmatizzavano di fatto l'azione dei precedenti consigli di amministrazione. Invita il Presidente Di Grazia a rivolgere ad altri le sue accuse e gli chiede di stilare un piano di rientro che di sicuro troverà il favore dell'intero Consiglio, evitando ad esempio ulteriori contenziosi e spese legali diventate ormai insostenibili per le casse ormai vuote dell'azienda. Il 7 ottobre, tra le sue azioni, l'azienda Silvo Pastorale ha pubblicato il tanto atteso bando con il quale si procede all'assegnazione di 29 lotti di terreni appartenenti al comune di Nicosia. Il prezzo va dai 100 ai 120 euro per ettaro all'anno, con una durata di contratto per 15 anni. L'estensione dei lotti va dai 4 fino agli oltre 100 ettari. Il bando è rivolto principalmente ai giovani agricoltori e giovani imprenditori agricoli. Inaugurata a Nicosia la sede dell'AISM, da oggi i malati di sclerosi multipla avranno a Nicosia un punto di riferimento. La sclerosi multipla o sclerosi a placche è una malattia a decorso cronico della sostanza bianca del sistema nervoso centrale, può esordire ad ogni età della vita ma è diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni. Nel mondo si contano circa 2 milioni e mezzo, 3 milioni di persone con sclerosi multipla, di cui 600.000 in Europa e circa 68.000 in Italia. L'AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è una onlus che da 40 anni opera su tutto il territorio italiano. Dal 1998 è affiancata dalla FISM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, anch'essa onlus, istituita per continuare a finanziare e promuovere la ricerca scientifica sulla malattia. Oggi AISM è il punto di riferimento per le circa 68.000 persone con sclerosi multipla e per i loro familiari. L'associazione crede fermamente che le persone colpite dalla malattia abbiano diritto ad una buona qualità di vita e alla piena integrazione sociale. Per questo l'associazione è attiva sul territorio con oltre 7.000 volontari impegnati a diffondere una corretta informazione sulla malattia, sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovere ed erogare servizi sociosanitari adeguati dove il servizio pubblico non arriva. Promuovere iniziative di raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica. Anche Nicosia da oggi ha la sua sede presso il mercato coperto nel quartiere di Sant'Anna. Ad inaugurarlo le autorità con in testa il sindaco dottor Sergio Amalfitano e i suoi assessori, consiglieri comunali, il vescovo della diocesi di Nicosia, sua eccellenza Monsignor Salvatore Muratore, ed anche tanti esponenti delle associazioni di volontariato che operano nel territorio. Responsabile della struttura a Nicosia è Carmela Venuta, che è anche consigliere provinciale AISM. Presente oggi all'inaugurazione anche Corrado Cristaldi, presidente provinciale dell'AISM, visibilmente soddisfatto per un traguardo raggiunto dopo tanti anni.
In un periodo nel quale molte strutture pubbliche chiudono lasciando senza servizi migliaia di cittadini, l'apertura del punto AISM in città è senz'altro da accogliere con favore, soprattutto per l'opera che svolge da quasi mezzo secolo in tutta Italia. Giunto alla sua terza edizione, il concorso di poesie Campo Fiorito, curato dalla comunità Alloggio San Felice. Si è tenuto presso l'aula consiliare del comune di Nicosia il terzo concorso di poesia Campo Fiorito dedicato alla memoria di Angelo M, organizzato dalla comunità Alloggio San Felice. Non è stata una semplice premiazione, ma uno spettacolo vero e proprio, i cui protagonisti sono stati gli assistiti della comunità insieme ai poeti e agli artisti che vi hanno partecipato. La serata è stata presentata dall'assistente sociale Giusy Picone insieme al responsabile della comunità Alloggio San Felice Filippo Di Martino. Insieme ai poeti che hanno declamato le loro poesie ci sono stati altri interventi, tra cui quello molto atteso del regista siciliano Luca Vullo, autore del docufilm La voce del corpo, che si occupa di un aspetto abbastanza caratteristico della gente siciliana, ovvero la gestualità che diventa linguaggio di espressione. Un pezzo di questo interessantissimo lavoro è stato proiettato in sala. Il regista sta lavorando ad un altro film che avrà come protagonisti, tra gli altri, gli assistiti della casa Alloggio. Altro intervento che ha intrattenuto piacevolmente gli intervenuti è stato quello della compagnia teatrale Briciole d'Arte, che ha messo in scena uno sketch comico molto apprezzato dal pubblico. Il concorso di poesie è stato diviso in due sezioni, una a tema libero ed una il cui tema era la natura. Durante la serata sono stati premiati i vincitori delle due sezioni, partendo dal terzo classificato, fino ad arrivare al primo posto. La giuria, tutta al femminile, era composta da Marilena Pacino, Lina Golino, Maria Rizzo e Anna Fascetta. Per la sezione A, tema libero, al terzo posto si è classificata Carmela D'Amico, al secondo posto Giulia Scardulla ed il vincitore è risultato Angelo Ricco. Per la sezione B, tema natura, al terzo posto si è classificato Matteo Cammarata, al secondo posto Tiziana Fonti ed il vincitore è risultato Antonino Livolsi. Altre poesie sono state recitate da altri ospiti, tra gli applausi e gli apprezzamenti di tutto il pubblico. La comunità Alloggio San Felice, che da anni opera a Nicosia, oggi è una realtà ben consolidata, dà ospitalità a molti assistiti ed ha creato al suo interno una vera e propria famiglia. E questa serata ne è stata la riprova dell'ottimo lavoro svolto da tutti gli operatori della cooperativa sociale. Iniziativa dell'Avis di Nicosia nelle scuole, un'esperienza didattica descritta dai componenti dell'associazione di volontariato. Allora, siamo qui con i componenti dell'Avis, la sezione di Nicosia, e col presidente Paolo Burgone, a cui vogliamo fare una domanda. Esattamente, abbiamo saputo che state organizzando dei corsi della didattica nelle scuole. Esattamente di cosa si tratta? Praticamente il consiglio direttivo dell'Avis ha predisposto dei corsi da fare con le scuole superiori, istituto tecnico, liceo classico, liceo scientifico. I corsi partiranno il giorno 14 e 16, saremo al liceo, all'istituto tecnico, e sarà rivolto ai ragazzi delle classi 4 e 5. Questi sono dei corsi con la centrale operativa al 118, perché si parlerà sia di corsi di primo soccorso e sia di corsi della donazione di sangue. Io per questo passerò la parola al nostro direttore sanitario, dottore Valente, che sarà qui a Pista e spiegherà come saranno fatti questi corsi. Andremo anche nelle scuole elementari, dove si parlerà direttamente del 118, come parlare, questo lo spiegherà il nostro vicepresidente Nino Fischer, spiegherà tutte queste didattiche che si svolgeranno nelle scuole elementari. Dottore Valenti, esattamente nei dettagli come si svolgeranno questi corsi, come appunto ci accennava poco fa il Presidente? Sì, è un'iniziativa sia dell'Avis di Nicosia che anche della centrale operativa 118. All'interno dell'Avis esistono delle professionalità, sia per quanto riguarda la donazione del sangue, che istruttori di pratiche rianimatorie. Allora l'Avis, insieme al 118, ha voluto sposare questa iniziativa di portare nelle scuole, sin dalle elementari, fino anche agli istituti superiori, una informativa su come si attiva l'emergenza.
e poi ci si collegherà insieme al responsabile del centro trasfusionale sull'importanza della donazione del sangue. Quindi sarà un percorso completo per sensibilizzare gli alunni sin dalle prime classi elementari. È un'iniziativa molto bella che sarà da stimolo, a mio avviso, anche perché poi i ragazzi porteranno questa esperienza in famiglia, così da coordinare al meglio un'eventuale emergenza che possono insorgere. Devo dire, l'Avis punta tanto sui giovani perché la donazione del sangue è un elemento fondamentale per qualsiasi tipo di emergenza. Vi ringrazio. Abbiamo anche il vicepresidente dell'Avis, nonché consigliere comunale, in questa veste però ci parlerà dell'Avis, Nino Fiscella, sì. Conosciuto qua in città per la sua opera infermieristica e non solo, di primo soccorso anche. Cosa vuole aggiungere a questa affermazione? Questa sensibilizzazione parte dal fatto che, diciamo che ormai c'è un 18 da molti anni presente sul territorio, però mai nessun ente, mai nessuna istituzione si è premurato di formare i cittadini su quello che è il funzionamento del 118. Quindi oggi sappiamo che attivare in tempo breve la catena dei soccorsi può risultare di fondamentale importanza per quanto riguarda la persona che viene colpita da malore. Quindi abbiamo pensato soprattutto alle scuole elementari, alle scuole medie, perché sensibilizzare i ragazzi ad un utilizzo corretto del 118, quindi sapere che cos'è il 118, qual è la nostra centrale operativa di riferimento, come bisogna chiamarlo, cosa bisogna dire, dico, può essere veramente di fondamentale importanza nel soccorrere una persona che viene colpita da malore. Quindi questo penso che sia una cosa molto importante, e quindi dare una campagna informativa su tutte le scuole, sia elementari, medie che superiori. Giovanni Conticello, vicepresidente provinciale dell'Avis, questa iniziativa ve l'ha allargata anche al resto della provincia, cosa prevedete? Noi ci poniamo come promotori dell'iniziativa, naturalmente la proporremo anche a tutte le altre sezioni che fanno parte dell'ambito provinciale dell'Avis, per cui oltre ad essere lodevole l'iniziativa dell'Avis di Nicosia, con l'impegno di tutti cercheremo anche di promuovere queste campagne di sensibilizzazione, di conoscenza soprattutto, perché a volte la conoscenza non c'è in nessuno o in pochi addirittura, per sensibilizzare i ragazzi sia al discorso del soccorso, ma anche sensibilizzarli al discorso della donazione, perché è importante come Avis che i ragazzi si inizino ad informare già dalla scuola primaria per poi passare alla scuola secondaria, perché lo scopo della donazione è quello di poter dare agli altri in cambio di niente, cioè una donazione gratuita e volontaria per dare quel messaggio di sensibilizzazione che oggi è tanto osannato un po' da tutti del volontariato. Grazie. Fine settimana calcistico ad alti e bassi per le squadre ennesi che militano nei campionati dilettantistici. Fine settimana con alti e bassi per le squadre ennesi che militano nei campionati dilettantistici regionali. Nel campionato di eccellenza la Leonfortese batte il Mazzara per 2-1, le reti di Erbini per i trapanesi all'inizio dell'incontro, il pareggio di Diperi all'inizio del secondo tempo. Allo scadere della gara al 92esimo la rete di Caputa su calcio di rigore. Pareggio a reti bianche per la San Sebastiano di Calascibetta contro i locali del Rocca di Caprileone, inizio arrembante dei gialloneri, nel secondo tempo invece la squadra locale ha condotto il gioco senza però sbloccare il risultato. In classifica la Leonfortese è settima con 7 punti, mentre la San Sebastiano è decima con 6 punti. Nel campionato di promozione riposava il Troina, mentre la Gira Nissosia esce sconfitto contro l'ACI San Filippo per 2-0. In classifica le due squadre ennesi si ritrovano appaiate al decimo posto con 4 punti. In prima categoria, goleada della Barrese sul campo della Junior Ramacca, una vittoria per 6-1 che non lascia scampo ai catanesi. Le reti messe a segno da Pilumeli con una doppietta, tripletta invece per il compagno di squadra De Simone e rete anche per Di Biasi. Gol della bandiera del Ramacca messo a segno da Gian Di Noto.
Esce sconfitto lo Sporting Catenova contro il Real Resuttano per 1-0. La rete è stata segnata da Gangi alla fine del primo tempo. In classifica la Barrese è quarta con 7 punti, mentre lo Sporting Catenova è decimo con un solo punto. E con questo ultimo servizio concludiamo la carrellata delle notizie settimanali di Telenicosia. Un saluto da Sergio Leonardi.